L'ultimissimo ringraziamento alla nostra città che ci ha dato questo modo di parlare, ha dato a me, l'ha dato a tutti noi romani. La nostra parlata, che è una lingua, c'è chi arriscia il naso, ma insomma, è tutta invidia, dicono che siamo volgari, ma è tutta invidia, che vuol dire volgare? Volgare. La volgarità è molto connessa e collegata all'epoca in cui uno vive. Magari tanti anni fa una parola era volgare e oggi non l'è più. Pensate alla parola italianissima, tra l'altro, la parola culo, per esempio, no? Anni fa era considerata volgare, solo il culetto se vuol dire che è bambino, e il culo adulto invece è volgare. Però questa parola non solo era considerata volgare, ma era pure peccato, te dovevi confessare. Io mi ricordo da ragazzetto, era peccato veniale, però te dovevi confessare. E la confessione, si sa, oggi è modificata, è cambiata, ma un tempo era molto represa. Pensate ai tempi di Giuseppe Gioacchino Belli, quanto era represa, cioè la famosa confessione, dice: accusati, figliola, mi vergogno, vieni e ti aiuto io con tutto il cuore. Hai dette parolacce? A un bel signore. Che cosa, figlia mia? Brutto carogno. Hai mai rubato? Padre sì, un cotogno. A chi? Al sortitta. Figlia, fai l'amore? Padre sì. E come fai? Da un cacatore ciarlamo. E dite? Perché c'è bisogno. La notte dormi sola? Padre sì. Hai i pensieri cattivi? Padre, oibò. Dove tieni le mani? O qui o lì? Non ti stuzzichi? E cosa stuzzica? Lì. Fra le cosce. Fino adesso no. Ma stavolta ci voglio un po' provare. Vedete che quando l'educazione è troppo repressiva, poi finisce che ottiene i risultati opposti a quelli che si prefigge, perché se il prete non gli diceva niente, quella manco ci pensava. È delicata la cosa, tutte le cose proibite, appunto la volgarità fa parte di una di queste zone. E allora io, prima di andare avanti, dico: siccome io non è che ne usi tante di parole, oggi tutti parlano parolacce, cose, ormai è diventato il linguaggio comune in televisione, nei teatri, nei cabaret, dico: ma non è che io sono rimasto indietro, fammi un po' vedere. E allora ho chiesto pareri e consigli a un mio amico che è un professore docente di semantica volgare alla 28ª Università di Tortenfaccia, che è uno di quelli che si vergogna di essere romano, non si sa perché. E allora ha studiato la dizione, dice mangiare invece che magnà, andare invece che annà, però si sente che è romano uguale, perché se parla così dice: beh, naturalmente il discorso diventa un po' complicato in quanto... Che sei? Se sei romano sei da Tormarancia, sei... che romano, dice, perché il dialetto, naturalmente il dialetto può essere da compendio la lingua, nel caso che uno voglia dire una cosa in un certo momento di nervosismo, forse un epiteto, magari un insulto, certo la lingua, cioè in dialetto con una sola parola tu esprimi un concetto che per esprimere il quale nella lingua italiana te ne servirebbero 200 di parole, per cui, e quindi ho cominciato a capire, la prima cosa, il primo vantaggio del dialetto è la sintesi, no? Il dialetto romano, la sintesi, molto sì. Poi dopo si capisce che l'insulto si fa sempre con cose ritenute sporche, la volgarità sporche, quindi le cose sessuali, perché nel nostro paese il sesso è stato sempre ritenuto una cosa sporca, non si sa perché, ma è così. Quindi se tu devi dare insulto a uno, gli dici una parola che sembra a che vedere con una zona anatomica che va dalla cinta, diciamo, dall'ombelico fino a grosso modo, sì, all'inizio delle cosce, grosso modo, dipende, insomma, questa è la situazione, beh, storia è questo, e poi dopo, quindi l'aspetto sessuale, e poi quello scatologico, cioè la parte che non è la teoria delle scatole, ma è tutto ciò che inerisce e che si riferisce, diciamolo pure, alla cacca, insomma, la cacca ha fatto sempre ridere nei secoli, sempre, sai, i ragazzini che vanno a trasgredire, i miei figli per ridere facevano cacca merda, e ridevano, come va, la cacca, quindi aspetta, la sintesi, butta giù un po' la lavagna, mi sono preso degli appunti perché voglio vedere, proprio analizzare bene, ecco, vediamo la sintesi, come il dialetto è più sintetico della lingua, per esempio per dire una frase come questa qua, ecco, no, però tu adesso devi dirmi tutto,
questa in italiano. In romano è mammomma da di. Pensate com'è più sintetico, com'è più, se non un'onomatopea tribale, mammomma da di, mammomma da di, mammomma da di. E anche questa dice, signore, potrebbe, scusi, potrebbe spostarsi un attimo a ciò che io possa vedere meglio? In romano, a collempo. E tiene insieme, mamma da di, a collempo, mamma di, a collempo, mamma da di, a collempo. Ecco, questa per esempio è una frase italiana che fa, denota come noi romani siamo cioè ci serviamo anche di immagini, di cose magari un po' idealizzate. Per esempio, sono stato particolarmente sfortunato, m'ha detto pedalino. E il pedalino che evoca questa frase non è certo un calzino nuovo nuovo, ma te viene in mente subito un pedalino di quelli proprio, perché sa sfortuna, no? E si riferisce anche poi agli odori, come potete constatare. Ecco, vediamo adesso, cominciamo a calare, a scendere nelle zone. Sono stato invece particolarmente fortunato, m'ha detto culo, vedete? È più corta, però questa parola si usa in tanti, ha molti usi, molte sfaccettature. Ecco, questa frase che viene fa notare come noi romani siamo sospettosi. Noi romani siamo sospettosi, de che è? Perché? Sì, no, non vedo. Per esempio, in italiano sarebbe questo: scusi signore, lei forse avrebbe l'intenzione in questo momento di farsi beffe di me? Romano, ma che mi sta a piar per culo? Vedete che ha già un altro uso la frase. Ecco. Poi per finire con questa zona, ecco, per esempio, lei ora ha veramente urtato la mia suscettibilità. Mamma, rotto i coglioni, questa è per chiudere. Però quella parola che ho usata fino adesso si può usare anche in situazioni molto più delicate, più articolate, più mobili. Per esempio, dice, nel quartiere si dice, ma non è sicuro, ma nessuno ci metterebbe la mano sul fuoco, però si dice, quindi significa che qualche verità ci potrebbe anche essere. Insomma, pare che quel signore potrebbe essere considerato in odore di omosessualità. C'ha il culo chiacchierato. Beh, vabbè. È un genio quello che ha inventato questa cosa, oppure gli fischi al culo, che è straordinaria.